Un altro autoctono molto interessante dal punto di vista enologico che noi abbiamo riscoperto e che stiamo cercando di incentivare attualmente è la Barbera sarda. Benché appartenga e sia catalogata come Barbera, in realtà è stata riconosciuta come una categoria a sé stante, nel senso che non è assimilabile, non ha sinonimi nelle altre varietà, per naturalmente forma del grappolo, grandezza degli acini, forma della foglia e caratteristiche della foglia in generale. È il vino che per noi ha le caratteristiche più adatte a essere invecchiato, quindi il nostro vino rosso di punta, ottenuto appunto dal 100% di Barbera sarda, vendemmiate nella seconda metà di settembre, e che naturalmente prosegue il raffinamento per circa 2 anni in barrique di primo passaggio. Un vino di grande struttura dal punto di vista enologico, molto interessante come caratteristiche, nel senso che ha un'acidità abbastanza sostenuto, un pH abbastanza basso e una grossa quantità naturalmente di composti polifenolici, quindi tanto colore, tanti tannini che hanno bisogno comunque di essere ammorbiditi e affinati con l'invecchiamento in botte, in barrique, che naturalmente sopporta dei lunghi invecchiamenti anche dopo che viene imbottigliato. Attualmente siamo presenti con l'annata 2008 che rappresenta appunto imbottigliata circa 6 mesi fa, quindi ha avuto anche un leggero affinamento in bottiglia e attualmente noi riteniamo sia un vino ancora abbastanza giovane, nel senso che la vita di questo vino sia ancora lunga, abbia una lunga vita davanti per essere degustato. Naturalmente gli accostamenti gastronomici sono negli arrosti soprattutto più impegnativi della cucina sarda, soprattutto naturalmente di carni rosse, sia ovine che bovine naturalmente.